Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, signori miei, prima di tutto mi devo riprendere dalle 4 sberle che ho preso, perché mi hanno dato proprio 5-4 a mani piena. Pam, 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 pam! Ed è brutto. Dammi che è brutto. Però voglio ringraziare tutti quanti per il supporto che ci state dando. Allora, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così ogni volta che uscirà un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. Altra cosa importante, andate sui canali social, Facebook, Instagram, Twitter per essere aggiornati su tutto. Lazio Monza è una partita, manca davvero meno di un minuto alla fine, è una bella partita fra due squadre che se la sono giocate a viso aperto. La Lazio è, giustamente si è portata in vantaggio grazie a un calcio di rigore assegnato alla Lazio e poi realizzato da Immobile, però dobbiamo dire che l'errore è di Colpani, che lascia completamente tutto solo, no, si fa superare da Zaccagni. Zaccagni in questo momento ha una marcia più, lascia il giocatore indietro, Colpani cerca di fermarlo e commette un fallo in genere a calcio di rigore, va Immobile su calcio di rigore e realizza i gol dell'1-0. Poi il Monza non resta a guardare, che attacca e sfiora prima qual è il centravanti che doveva segnare? Non mi ricordo come si chiama il centravanti, scusate, in questo momento ho un piccolo vuoto di memoria. Con Colombo stava cercando di portare a realizzare cose del vantaggio, non ce la fa. Tanto è finita, 1-1 fra Monza e Cagliari, un punticino ciascuno, come si dice, un punto ciascuno non fa male a nessuno. Però poi su una mischia in aria, su un calcio d'angolo, la Lazio non riesce a togliere il pallone, Gagliardini è più veloce, più lesto di tutti, realizza il gol dell'1-0. Signor mio, Gagliardini in 5 giornate col Monza ha fatto più col Monza che con l'Inter, perché in 5 giornate ha fatto un gol e ha preso due palli. Poi nel secondo tempo, inizio del secondo tempo, la Lazio si poteva subito portare in vantaggio grazie all'azione portata avanti, non neanche dalla Lazio, perché i difensori del Monza perdono un pallone in aria, sempre Immobile tu per tu col portiere, non riesce a realizzare e prende il palo. Però altrettanto dopo il momento in poi la Lazio è sparita dal campo, forse anche la stanchezza per le partite europee, e lì si è fatta sentire. E in quel momento il Monza è uscito fuori, e se la Lazio è rimasta sull'1-1 deve ringraziare comunque a Provedel. Signori miei, in questo momento Provedel è il portiere più forte della Serie A. Io non so come mai gli preferiscono in questo momento in nazionale Donnarumma a lui, perché fra il gol e le parate che ha fatto fra Juve e Lazio e le parate decisive che ha fatto oggi ha fatto due interventi che sull'angolino, signori miei, non è facile prenderli. E se la Lazio si porta a casa questo vantaggio, questo pareggio di 1-1, deve ringraziare nettamente a Provedel. Nel finale Immobile invoca un calcio di rigore, però non è mai calcio di rigore, perché sì che lì D'Ambrosio fa una sciocchezza, perché passa un pallone indietro sciagurato, Immobile anticipa il difensore, arriva in aria, supera in un primo momento De Gregorio, però poi De Gregorio con la mano di richiamo prende il pallone e poi prende pure lui. Non è mai calcio di rigore, però il problema è un altro. Io ora voglio sentire cosa diranno i laziali, perché i laziali per cazzate sono andate in silenzio stampa. Oggi vediamo cosa diranno. Voglio proprio vedere cosa diranno i laziali ora. Che dire, è stata una bella partita. Se andiamo a vedere un po' di statistiche di questa partita, è anche bello vedere le statistiche. Abbiamo possesso palla 48-52, si può dire un 50%, ciascuno tiri 8-16, tiri in porta 1-4, tiri fuori 4-10. Poi attacchi 76-85, attacchi pericolosi 58-43. Se andiamo a vedere alla fine della fiera, il risultato è stato giusto, perché abbiamo dalla parte tre parate fondamentali di Provedel contro 0 di De Gregorio. Se invece andremo ad analizzare in più la partita, possiamo dire che in questo momento, senza che me ne vogliono i laziali, lo so che mi attaccheranno, ma il vero problema della Lazio è uno solo, Ciro Immobile. Ciro Immobile è stato scarpa d'oro, è stato tre volte capocannoniere della Serie A,
è tuttora l'attaccante, tra virgolette, più forte che c'è in Italia. E se lui gioca titolare vuol dire che in Italia in questo momento attaccanti più forti lui non ce n'è, e ci dobbiamo domandare se, in che livello siamo arrivati. Perché ora Immobile è il problema della Lazio. Se andiamo a vedere le partite, non torna più indietro a difendere. Quando torna commette casini. In avanti non riesce più a segnare. Qualcuno mi dirà, sì, però ho già segnato sul calcio. Sì, sul calcio di rigore. È vero, il calcio di rigore lo deve segnare. Perché può pure sbagliare il calcio di rigore. Lo deve segnare, però sul calcio di rigore. Su azione dalla prima giornata che non segna. Su azione è dalla prima giornata che non segna. Poi qualcuno potrà dire, sì, però è dalla prima giornata che non segna Immobile. E se io dico che Immobile è un problema costantemente per la Lazio, non è che voglio attaccare Immobile perché gioco con la Lazio. La Lazio gioca anche bene. La Lazio contro l'Atletico Madrid meritava di vincere. Perché non ha vinto? Perché Immobile davanti alla porta ha mangiato due gol. Immobile contro il Genova davanti alla porta si è mangiato anche un altro gol. Poi mi dite, però c'è. Il problema non è che non ci deve essere. Il problema è che la deve segnare il pallone, lo deve buttare dentro. E se non lo butti, è un problema. È un problema che alla fine ti porterà ad avere una piccola crisi. E in questo momento la Lazio è una piccola crisi. Non dico che è una piccola crisi. Però deve far riflettere questo. Deve far riflettere. Io non ce l'ho con Immobile. Per me Immobile è il giocatore d'attacco più forte che c'è in Italia. Però il problema è questo, se Immobile è il giocatore più forte che abbiamo in attacco, dobbiamo riflettere su che livello abbiamo gli attaccanti. Altra cosa che dire, diamo un po' l'occhiata alla classifica, che la classifica oggi si è mossa parecchio, ed è una classifica che deve fare, no, riflettere, però l'Inter già può andare in fuga, l'Inter può completamente andare in fuga, abbiamo l'Inter a 12 punti, Milano a 12, Lecce a 10, Juve a 8, a 10, no, Lecce a 11, Juve a 10, Frosinone a 8, Napoli a 7, Torino a 7, Fiorentina a 7, Verona a 7, Atalanta a 6, Sassuolo a 6, Bologna a 5, Monza che oggi pareggia fa 5, la Lazio raggiungerà Roma a 4, però una parte in più, e in classifica abbiamo Empoli a 0, Cagliari a 2 e Salernitana a 3. Salernitana ha una parte in più, però la Salernitana ha una parte in più. Il Genoa è la parte più a 4. Il problema, ma che dire, siamo qua, abbiamo analizzato la Lazio, ho detto la mia sulla Lazio. Qualcuno può pensare che no, io con Immobile non ce l'ho, io semplicemente con Immobile non ce l'ho. Io so che la Lazio gioca bene, la Lazio con l'Atletico meritava di vincere, però non ha avuto centravanti che gli segnava. Oggi la Lazio si poteva portare nel secondo tempo sul 2-1 se Immobile a tu per tu col portiere non la sbaglia, prende il palo. Poi, questo è un mio pensiero, è un mio semplice pensiero. Poi c'è questo pensiero, c'è quello che dice che Immobile non si tocca, Immobile è più forte di tutti. Allora, alzo le mani e dico, avete ragione. Lo vorrei sapere nei commenti. Iscrivetevi e ci vediamo alla prossima. Ciao!